Oggi in edicola. Rassegna stampa. Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è martedì 16 gennaio, sono le 7.30 e cominciamo come di consueto con uno sguardo alle notizie delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Cominciamo dal Resto del Carlino che apre con la cronaca. Caso Pierina, lettera contro la nuora. Sei un assassino, una missiva anonima indirizzata a Manuela Bianchi. La procura ha aperto un fascicolo. Nel taglio alto troviamo la politica, perché le prossime elezioni, le europee e le comunali che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno, oggi il governo decide per il terzo mandato per i sindaci nei comuni fino a 15.000 abitanti. Sono tre quelli coinvolti nella nostra provincia. La fotonotizia invece ci racconta una storia, la storia di Gabriel, da donna a uomo, pratica karate e gestisce una palestra, alias lo sport è davvero per tutti. Ancora attualità, siamo in colonna adesso con le parole di Giuliano Lanzetti che dice: bisogna regolamentare le recensioni, il riferimento al caso di cronaca che ha portato al suicidio una ristoratrice lombarda. Da Sant'Arcangelo, sanità, ha aperto il nuovo CAU, più assistenza ai cittadini. Ancora cronaca nell'altra colonna, gettò alcol sulle braci, morta la donna ustionata dopo 5 giorni di agonia. Si parla poi di viabilità. Da domani maxi rotatoria sulla statale 16, il traffico sarà più snello in occasione del SIGEP. E poi turismo, con un'intervista a Mauro Santinato che dice: tra settembre e maggio il turismo può crescere. Vediamo lo sport e le altre notizie in calcio. Alla prima pagina si comincia con il calcio, il ritorno a Misano dalla A alla promozione, la parabola di Rodriguez. E infine da Riccione i numeri demografici, il boom degli over 84, le nascite invece sono ai minimi storici. Nella foto il Carlino ci porta nonna Ines che compie 110 anni. Queste le notizie di apertura di oggi del Carlino. Vediamo invece il Corriere, che apre sempre con la cronaca, con l'omicidio di via del Ciclamino. Manuela nel mirino, lettera anonima, sporta denuncia contro ignoti, l'accusa della lettera nei confronti di Manuela emerita assassina. Anche la fotonotizia ci parla di cronaca, della donna morta dopo 5 giorni per le ustioni ricevute dopo aver ravvivato le braci del camino con l'alcol. Un'altra polemica legata all'attualità la troviamo nel taglio alto, il calendario di Prime Cleaning segnalato. La consigliera di parità della provincia dice: ha portato il caso all'istituto di autodisciplina pubblicitaria. E poi i dati del 2023 della polizia locale, meno incidenti ma una strage di patenti. Riccione invece, addizionale IRPEF in comune vale 2,7 milioni. Da San Marino invece l'esperto dice sì all'avio superficie. Si parla poi di Bolkestein e del futuro delle spiagge, perché scade l'ultimatum europeo e l'orientamento del governo è quello di indennizzi e doppio binario. Infine vediamo le notizie in prima pagina dello sport. Si parte dal calcio, Serie C, la gioia e lo stop, i 45 minuti di Del Carro con la Torres. E poi invece basket a 2, RBR, quei finali di partita sempre indigesti. Per la cultura e lo spettacolo il Corriere ci parla dei motus, dei nuovi progetti e delle attività che stanno svolgendo in questo momento a New York.
Questa è la prima pagina del Corriere, allora entriamo invece adesso nelle pagine del Resto del Carlino, che apre con la cronaca, con la tragedia in Viale Zurigo, avvolta dalle fiamme, ustionata, muore dopo 5 giorni di agonia. Giuseppina Olivieri, detta Pina, era stata travolta da una grande fiammata partita dal camino di casa nel momento in cui lei stessa si era avvicinata per ravvivare le braci gettandoci sopra dell'alcol. Un gesto compiuto forse sovrappensiero che però ha trasformato l'appartamento del secondo piano in un vero e proprio inferno di fuoco e fumo, non lasciando scampo alla pensionata riminese. Lei e il marito sono stati travolti in pieno dalle lingue di fuoco scaturite dal braciere. Giuseppina avrebbe riportato ustioni sull'80% del corpo e per lei è stato necessario il trasporto d'urgenza in eliambulanza al nosocomio Cesenate, dove per giorni i medici hanno provato disperatamente a salvarle la vita, salvo doversi arrendere a causa delle tremende condizioni in cui versava. Anche il compagno della donna è rimasto coinvolto nell'incidente, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. E ora il caso Pierina, siamo a pagina 3. Manuela Bianchi, sotto tiro, ha ricevuto una lettera anonima. Sei un assassino, un messaggio minatorio, una lettera scritta a mano e recapitata per posta nella buchetta. La nuora di Pierina Paganelli al civico 31 di via del Ciclamino. Pierina Paganelli, ricordiamo che è stata uccisa con una serie di pugnalate e ancora però non c'è nessuno ufficialmente iscritto nel registro degli indagati. L'autore del messaggio punta il dito contro Manuela, accusandola esplicitamente di essere in qualche modo coinvolta nell'omicidio dell'ex infermiera di 78 anni. Tante le frasi ingiuriose all'interno della lettera riportate anche in questo articolo del Carlino. Cambiamo argomento, parliamo di politica, ipotesi terzo mandato, manca solo la firma. Ecco i 3 sindaci che possono ricandidarsi nel Riminese. Infatti la ricaduta di questa legge si avrà in 3 municipi che andranno al voto in primavera, l'8 e il 9 giugno. Si tratta di Verucchio, San Clemente e San Giovanni in Marignano. A Verucchio in municipio siede Stefania Sabba, mentre invece a San Giovanni in Marignano Daniele Morelli e per San Clemente invece è Mirna Cecchini. Durante l'8 e 9 giugno il voto sarà anche per le europee e in questo caso il voto potrebbe fare da traino per il centrodestra, così scrive il Carlino, ma nel Riminese tante volte c'è stata discrepanza. È uscito il report della Polizia Municipale, calano incidenti e multe nel 2023, sono aumentati però i controlli e i sanzionati per guida da ubriachi. Vediamo allora qualche numero, sono stati controllati 103.352 veicoli contro i 112.763 controllati nel 2022. In calo le violazioni al codice della strada, 92.717 contro 100.096, ma il grosso delle multe, 59.286, quindi più del 50%, fatte grazie alla strumentazione elettronica come autovelox fissi, vista red, semaforici e speed scout. Il caso della ristoratrice morta, i siti di recensioni sono una giungla e servono subito delle regole. A lanciare l'appello Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty, che dice: dietro i social ci sono famiglie che lavorano, basta con i leoni da tastiera capaci di demolire con un click, servono più tutele per la nostra categoria. Nell'articolo vengono riportati alcuni stralci del discorso di Lanzetti, che comincia con queste parole: si può morire per colpa di una recensione, a quanto pare sì, il riferimento alla vicenda di Giovanna Pedretti, la ristoratrice 59enne trovata morta domenica pomeriggio sulle rive del Lambro nel Lodigiano.
visto che l'ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio. Il nome della Pedretti è salito alla ribalta nelle cronache nazionali per il caso della recensione omofoba scritta su Google. A pagina 7 una storia e un'intervista a Gabriele Corbelli, da donna a uomo per 7 anni burocrazia e discriminazioni, ho pianto per la svolta. Gabriele, 38enne, riminese, pratica karate, gestisce una palestra grazie al kimono, racconta: nessuno poteva vedere la mia femminilità, è stato lui ad ispirare ad AIX il nuovo regolamento appena adottato, che permette tra le altre cose di iscriversi a un'associazione con un'identità di genere diversa da quella biologica. Come cambia la viabilità? Domani apre in anticipo la nuova rotatoria, la maxi rotatoria tra la statale 16 e la consolare, per alleggerire il traffico all'incrocio e sul quadrante di via della Fiera, mentre invece su via della Repubblica continuano i lavori per la realizzazione del sottopasso carrabile. A pagina 9 si parla sempre di come cambierà la città, ma da un altro punto di vista, quello delle manifestazioni principalmente. A parlare in questa lunga intervista è Mauro Santinato, presidente di Teamwork, che mette sotto la lente la città turistica. Parla appunto del turismo che verrà, dice Sazzi, per il SIGEP, ma le grandi mostre sono il futuro, ci sono ampi margini di miglioramento dei numeri nel periodo tra settembre e maggio. Le fiere non bastano, serve credere nella cultura. Un'altra storia, pagina 10, quella di Giuseppe La Placa, 62 anni, fornaio. Il mio pane, dice, un pezzo di Sicilia, originario di Caltanissetta a Viserba, ha aperto una nuova attività. Inizia alle 3 del mattino, fatico a stare dietro alle richieste, i clienti devono spesso aspettare l'infornata successiva. Ci spostiamo ora a Riccione, dove il Carlino, a pagina 12, ci racconta la città vista dai numeri della demografia. Una città che invecchia come tutto il paese, il crollo delle nascite, solo 153 in un anno. Riccione è un paese per anziani. Gli over 84 sono in costante aumento, sono 1718, oltre 100 in più rispetto al dato registrato nel 2022. Anche Riccione quindi registra un indice di invecchiamento sempre più alto, complice, scrive il Carlino, la cicogna vagabonda. Il numero di neonati infatti non raggiunge neanche la metà dei riccionesi deceduti. Accade nonostante la forbice tra bimbi venuti alla luce e residenti morti sia diminuita. I nati infatti nel 2023 sono stati 153 contro i 164 del 2022, una costante diminuzione dal 2019, quando se ne contavano ancora 221. Riccione si gusta il boom del SIGEP, per noi è un altro capodanno. Alberghi e ristoranti verso il tutto esaurito durante le giornate della manifestazione in fiera, eventi organizzati in città dalle aziende, l'invito delle associazioni a tenere aperti gli esercizi. Ora ci spostiamo a Cattolica, dove a parlare è Simone Mazzi, candidato sindaco per il comune di Montefiore. Il 48enne agente della polizia locale sarà capo della lista civica Energia, Famiglie e Turismo, le priorità. E proprio parlando di priorità e del programma, in un punto di questa intervista
racconta che il pilastro fondamentale di questa campagna elettorale sarà la creazione della prima comunità energetica a Montefiore Conca e in tutta la Valconca, che avrà l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Ci occuperemo poi di famiglie, giovani e disabili con grande impegno. Altro punto fondamentale sarà quello di riportare il turismo a Montefiore Conca attraverso gli operatori turistici. Il mio gruppo di lavoro è già all'opera per concludere contratti al fine di riconsegnare al villeggianti i tesori di Montefiore Conca. Bellari Giamarina, sempre più turisti anche fuori stagione. Il vice sindaco Bruno Galli tira le somme sui numeri dello scorso anno. Sant'Arcangelo, rivoluzione sanitaria, ecco il nuovo CAU. Ha inaugurato ieri il centro per l'assistenza urgenze, l'AUS, le replica al sindacato, sono falsità quelle dichiarate per interessi corporativi. San Marino invece vola sul Giappone, il titano presente a Expo 2025, il congresso di Stato ha dato il via libera alla partecipazione, 2 mesi per presentare il paese al mondo. Arriviamo adesso alla pagina degli spettacoli e si comincia con una chiacchierata, un'intervista con Nibo, Niccolò Gorza, classe 1998, rapper riminese, Euforia e dolore sulle note di Alicante. Il rapper presenta il suo ultimo brano che racconta la fine di una relazione. E le immagini del video che lo accompagna sono state girate in città. Ancora eventi, il Carlino presenta la stagione dell'opera L'Alighieri di Ravenna con Pierluigi Pizzi, il grande maestro che firma regia, scene, costumi e luci del capolavoro barocco di Monteverdi. Poppea in scena da venerdì 19 a domenica 21. Prima di chiudere questa prima parte diamo uno sguardo al quotidiano sportivo del resto del Carlino. Calcio Serie C, Del Carro sorride 9 mesi dopo, gol e vittoria, un momento d'oro. Il centrocampista bomber del Rimini non ha perso il fiuto ed è stato determinante nella scalata alla Torres. E poi troviamo a pagina 8 il basket Serie 2, RBR si scioglie nei finali di partita, poche gioie se il gioco si fa duro, in 10 occasioni su 13 sconfitte Rimini ha perso dopo essere stata punto a punto sino all'ultima sirena. Noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui per continuare la rassegna stampa di questa mattina sulle pagine del Corriere Romagna, tra poco. Oggi in edicola. Rassegna stampa. Oggi in edicola. Rassegna stampa. E rieccoci in studio per la seconda parte della rassegna stampa, sono le 7.51 e ora siamo tra le pagine del Corriere Romagna che apre con il vertice di domani a Forlì. Arrivano Meloni e von der Leyen, sit-in di protesta degli alluvionati. Gli organizzatori dicono un presidio come simbolo di una Romagna alluvionata che non si arrende. Vogliamo dimostrare che le risposte arrivate fino ad oggi sono assolutamente insufficienti. L'obiettivo è proprio quello di dar vita ad un'azione pubblica, pacifica e civile per dire alle istituzioni che non va tutto bene per chi ha subito danni. Sono una trentina i gruppi aderenti tra enti, associazioni e comitati vari del territorio che faranno sentire la loro voce. Pagina 3, la cronaca, e si parla del delitto di via del Ciclamino. Lettera anonima a Manuela, sei un'emerita assassina, scatta la denuncia verso ignoti.
la nuora di Pierina, già bersaglio di minacce e ingiurie con scritte sulla porta di casa, e ieri ne è apparsa una anche al cimitero di Sogliano, dove è seppellita la suocera. A pagina 4 si parla di economia, torna il bando di concorso COP Startup di Legacoop Romagna insieme a COP Alleanza 3.0, COP Fond e FederCoop Romagna. Premi per sport e comunità energetiche, in palio 15.000 euro per ogni nuova cooperativa realizzata da assegnare ai progetti vincenti. Pagina 5, si parla di Bolkestein, scade oggi l'ultimatum della Commissione europea, il governo sarebbe al lavoro su un disegno di legge che prevede indennizzi e un doppio binario. Roma vorrebbe mettere a gara quel 67% di arenile libero da concessioni emerso dalla mappatura effettuata. Ancora cronaca, ravviva le braci del camino con l'alcol, l'anziana muore dopo 5 giorni di agonia. Il dramma si è consumato in via Zurigo, quartiere residenziale a Miramare, dove risiedevano i due coniugi. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine intervenute, Giuseppina stava ravvivando le braci del camino versandovi dell'alcol quando è stata raggiunta dal ritorno di fiamma che l'ha investita completamente in viso e nel corpo, cagionandole ustioni sull'80% della persona. Immediata la chiamata al 118, una volta sul posto sanitari hanno chiamato i vigili del fuoco preoccupati che le fiamme fuoriuscite dal camino potessero innescare un incendio nell'abitazione. All'arrivo dei pompieri però non c'erano già più roghi da spegnere, i resti di una sedia bruciata giacevano all'esterno e all'interno della casa, fatta eccezione per le zone attigue al camino, non c'erano oggetti incandescenti. Fotografa la cognata nuda e la ricatta, botte con la mazza e minacce, arrestato un uomo di 39 anni che voleva convincerla a tacere sui suoi affari illeciti e a ritirare le precedenti querele. Per questo ha perseguitato la cognata per mesi, minacciandola anche di morte. Questo il calvario vissuto da una donna marocchina che ora può tirare un sospiro di sollievo grazie all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP Raffaella Ceccarelli, che ha disposto l'arresto del 39enne della sua stessa nazionalità. Ora parliamo del caso che sta montando con alcune polemiche, quello del calendario Prime Cleaning, un calendario creato con attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che ritrae questa donna Angelica intenta nelle faccende di casa. Tante appunto le polemiche proprio per l'immaginario considerato patriarcale da alcuni esponenti della politica che lo hanno così accusato. È intervenuta ieri anche la consigliera di parità della provincia che ha definito, che ha detto, è difficile pensare che si lavori in sottoveste, citando le immagini rappresentate nel calendario. Anche il coordinamento donne è intervenuto dicendo sono luoghi comuni degli anni 50, c'è ancora un muro da abbattere. Tante le voci contrarie, invece una voce a favore non tanto del calendario ma della cooperativa Prime Cleaning è quella di Mario Erbetta, Forza Italia, che pone proprio l'accento sull'operato della attività della cooperativa. Più controlli, calano incidenti e multe, ma è una strage di patenti ritirate. È uscito il report della polizia locale. Le violazioni scese da 100.096 a 92.717, stop a 636 permessi di guida, più 398 rispetto all'anno precedente,
Giù invece le sanzioni da autovelox da 29.787 a 25.727, ma su questo numero incide anche l'eliminazione di alcuni autovelox sulla statale 16 e su via Euterpe, tolti per i lavori appunto che si stanno svolgendo in questi mesi. E proprio di questi lavori si parla, pagina 11, maxi rotatoria, l'ora della riapertura, domani il via dopo un anno di lavori. Con il nuovo intervento che arriva da Riccione si potrà dirigere verso l'autostrada, verso San Marino, senza più arrivare alla rotatoria con via della Fiera. Stessa cosa per chi viene da San Marino oppure dall'autostrada, che potrà dirigersi verso la Fiera in direzione Ravenna, seguendo direttamente il senso della rotatoria e imboccando la statale 16 in direzione nord. A pagina 13 si parla di recensioni online, una giungla spietata, ora servono regole. A parlare Lanzetti, AD di Pienissimo, che dice: occorre tutelare i ristoratori rendendo riconoscibili gli autori del commento. E poi continua sempre Giuliano Lanzetti, dice: questa triste vicenda è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In ambito di recensioni e portali di recensioni è necessario regolamentare in maniera seria. Non è sufficiente che si dibatta solo sul fatto che le recensioni siano genuine o meno, bisognerebbe indagare ciò che c'è scritto e tutelare una categoria, quella dei ristoratori, che troppo spesso è stata abbandonata dalle autorità e dal governo. Ci spostiamo adesso a Riccione. Ci arriviamo appena riusciamo a aprire la pagina, eccoci qua. Addizionale IRPEF adesso è ufficiale, piccoli aggiustamenti ma si farà. All'imposta di soggiorno si sostituisce per refuso l'importo di 4.925.000 euro con quello corretto di 4.700.000. Quanto alla destinazione dell'imposta di soggiorno per il 2024, 1.500.000 andrà al turismo, eventi e cultura. Stessa cifra per la manutenzione del verde e 1.700.000 euro per quella invece stradale. Arriviamo a Igea Marina, viale Ennio, monta la protesta, segregati tra le reti metalliche, grossi disagi per i lavori di riqualificazione entrati nel vivo nei giorni scorsi, la strada sembra esplosa più volte, inoltre è difficile conferire i rifiuti. Da San Marino l'esperto dice sì all'avio superficie, porterà solo dei vantaggi al paese. Luca Egidi, in passato in Monte Edison, Ferrovie dello Stato e all'Italia, dal suo parere positivo alla struttura. Sport, cominciamo dal basket, Unieuro rinascita e quei finali di partita davvero agli antipodi. Forlì ha ritrovato il suo solito killer instinct e ha risolto nell'ultimo quarto una partita pericolosissima. Il Rimini invece si è smarrita sul più bello, facendosi rimontare e battere. Vediamo il calcio, il Rimini ha ritrovato la più importante ruota del carro. Lavoriamo, dice il giocatore, per risultare e festeggiare nello spogliatoio. Un giocatore vive per questo. Il gol, racconta, mi mancava tanto. E chiudiamo con la pagina della cultura e degli spettacoli, che propone una lunga intervista a Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, fondatori dei Motus. In questo momento a New York, la compagnia riminese infatti è tornata a La Mama, ma proprio in questo periodo nascono anche la casa e l'archivio teatrale, un periodo quindi di grandi riconoscimenti e gratificazioni che si aggiungono ai tanti ottenuti finora. E noi così siamo arrivati in chiusura con l'appuntamento con la rassegna stampa di questa mattina. Adesso lasciamo la parola alla rassegna stampa nazionale. Noi invece torniamo qui alle 8.30 per il TG del mattino. Più tardi vi aspetto. Oggi in edicola. Rassegna stampa.